È un piacere fare i saluti iniziali di questo evento di presentazione del report pubblico sugli incubatori e gli acceleratori italiani, che è stato sviluppato dal Social Innovation Monitor del Politecnico di Torino, sotto il coordinamento del professor Landoni, a cui tra poco cederò la parola. È stato un momento. Quest'ultimo anno e mezzo di profondi cambiamenti anche nell'università come nella società. Ci siamo tutti resi conto che indietro non si torna e anzi occorre accelerare in una società che sta cambiando rapidamente, una società in cui le tecnologie l'hanno prima sconvolta e adesso diventano quegli elementi per riuscire a risolvere i problemi, e sono molti che abbiamo, e guidarci verso uno sviluppo sostenibile, inclusivo e attento alla qualità della vita, cioè portarci, anche grazie ai fondi che verranno investiti nel Next Generation EU, a risolvere i principali problemi che ha generato l'economia, il tipo di economia che ci ha portato fino ad oggi. Sono stati mesi in cui paradossalmente si sono realizzate molte idee. Il Politecnico è stato molto attivo nel concepire innovazione per combattere la pandemia, ma ovviamente gli spin-off di queste innovazioni ci riporteremo avanti per diverso tempo. Siamo convinti che al di là del segmento dell'incubazione di impresa, noi abbiamo un incubatore I3P che ci ha dato delle grandi soddisfazioni, ormai è 20 anni che è attivo ed è stato premiato con il riconoscimento del miglior incubatore con soci di tipo pubblico al mondo un anno e mezzo fa. Al di là di quello che occorre fare è preparare degli ingegneri, dei tecnologi da università tecnica quale siamo, che siano più in grado di intercettare le esigenze della società. E questo comporta una profonda revisione del modo in cui formiamo le persone, per stimolarne la creatività, per stimolarne il senso critico, e anche la sensibilità a risolvere i problemi della società e anche a prevedere come le tecnologie che concepiscono, inventano, impatteranno sulla società. Ecco l'attenzione che sarà sicuramente richiamata dal professor Landoni sull'impatto sociale che l'innovazione sta avendo, attenzione direi quasi olivettiana. Adriano Olivetti è stato un nostro ex allievo, è un pochettino un riferimento, non è a caso che a breve il Politecnico di Torino lancerà il suo centro di studi umanistici per le tecnologie, intitolato a questa grandiosa figura di industriale e uomo di cultura e anche politico. E questa commistione di saperi, questa interdisciplinarità tra scienze dell'uomo e della società e scienze dure e discipline ingegneristiche e tecnologiche, che oggi nasce l'innovazione. È un periodo estremamente interessante, è un periodo in cui gruppi di lavoro interdisciplinari possono veramente concepire, incrociando tecnologie e intercettando esigenze di una società sempre più complessa, delle opportunità. Dobbiamo però, prima di tutto, preparare persone adatte a questo, che non significa mettere su dei piccoli Leonardo, ma rendere più consapevoli della complessità i nostri ingegneri, i nostri architetti, pianificatori e designer, e più adatti a dialogare con chi ha una core competence diversa dalla propria. Questo è quello che capita necessariamente nel mondo dell'industria. E questo è quanto noi vogliamo che capiti già all'interno delle nostre classi che stanno diventando sempre meno cinematografi con banchi e sedie inchiodate, sempre più
luoghi in cui ci si può trovare intorno a un tavolo, magari come richiama un po' il logo, l'acronimo del nostro Contamination Lab in the Kitchen, ambienti familiari in cui si possa efficacemente concepire innovazione dialogando in un ambiente sereno. Questo è capitato virtualmente. Come dicono gli inglesi, siamo usciti in tanti out of the box, un box che è stato casa nostra molto spesso in questo periodo di lockdown, ma la creatività è stata paradossalmente stimolata, e questo deve esserci da lezione. Ho visto colleghi docenti guidare classi di studenti che fatalmente si ritrovavano virtualmente da diversi posti al mondo. Noi abbiamo un 15% di ragazzi e ragazze che frequentano il Politecnico che arrivano da paesi stranieri, e non per questo non si è ottenuta un'efficacia, anzi un piacere nel ritrovarsi ancorché in questo modo a concepire insieme progetti. Questo avrà un lascito straordinario. Ribadisco che ancor prima del lavoro che fate come incubatori di impresa, è necessario cambiare il modo in cui si formano le persone in modo tale che queste abbiano più attitudine a creare. Occorre uscire, dal mio punto di vista, da quella gabbia di estrema specializzazione che ha portato a evolvere il nostro sistema formativo durante gli scorsi decenni, per guadagnare interattività, guadagnare una formazione più incentrata sullo studente, sul lavoro di gruppo, sulle soft skills, sulle thinking skills. Occorre che il tecnologo pensi come un filosofo e che il filosofo concepisca le tecnologie non come un nemico, ma come un prodotto dell'uomo stesso su cui si concentra la propria ricerca. Con questo dico che per ottenere più innovazione, questo ne ha un grandissimo bisogno il nostro paese, serve davvero un lavoro di squadra, serve la contaminazione, serve la comprogettazione. E una coprogettazione innanzitutto tra l'accademia, il mondo della formazione e quello delle imprese. E a questo crocevia chiaramente l'azione degli incubatori è davvero importante. Con questo lascio la parola al professor Landoni per proseguire con i lavori di questo congresso, di questo webinar, e vi lascio e auguro il mio successo per questo seminario. Grazie Grazie. mille, magnifico rettore, grazie mille Guido. Prendo quindi la parola per iniziare la presentazione della ricerca, ma prima permettetemi un breve saluto anche per quanto mi riguarda a tutti quelli che stanno partecipando in questo momento. E in particolare agli incubatori e acceleratori che hanno risposto al nostro questionario, rendendo possibile questa ricerca. Siamo più di 200, considerando anche i panelist che sono in una stanza separata, e devo dire che sono numeri importanti per una ricerca che è ovviamente verticale, una ricerca su un tema. Non un po' per addetti ai lavori, come quello del mondo degli incubatori e acceleratori, ci fa ovviamente molto piacere, ma crediamo che non sia tanto un riconoscimento per il nostro lavoro, per il nostro studio, che, come molti di voi sanno, è uno studio anche di servizio per il sistema che va a contare e a dare una rappresentazione statistica, soprattutto del sistema imprenditoriale sul lato degli incubatori e acceleratori. Crediamo sia questa presenza oggi di più di 200 persone veramente anche una risposta ai tempi che stiamo vivendo, che il rettore già accennava, ovviamente molto difficili, e un desiderio di ripartire. Ecco, noi speriamo di dare un piccolo contributo, di nuovo andando a evidenziare l'evoluzione di incubatori e acceleratori,
e siamo contenti che questa attenzione possa in qualche modo essere un'attenzione per il mondo degli incubatori, degli acceleratori e per estensione per tutto il mondo dell'imprenditorialità innovativa italiana. Permettetemi anche di aggiungere un ringraziamento ai nostri partner che vedete qua a sinistra, sia i partner istituzionali, Novap e PNI Cube, sia i partner che hanno sostenuto la ricerca e l'aspetto anche più tecnico della ricerca, da COP Fund, IREN, lo studio Caferio e Pezzali, Timeflow, Esperienzia, Instilla, LifeGate e Social Innovation Teams. Mai come quest'anno è stato complicato fare questa ricerca. Come sapete, la pandemia, insomma, ha creato problemi un po' per tutti. E siamo molto contenti di essere riusciti a essere qui con voi oggi a presentarvi questi risultati, anche se con qualche mese di ritardo rispetto a quanto abbiamo fatto gli anni scorsi, in cui, come forse ricorderete, riuscivamo a presentarvi questi risultati per gennaio. Allora, inizio a raccontarvi qualcosa di nuovi dati, sarò poi seguito da Fabrizio Core e Giuliano Sensone, che con me hanno guidato questa ricerca. Io mi soffermerò sulla parte iniziale della ricerca, vi introdurrò un attimo alla ricerca che abbiamo fatto e i miei colleghi andranno più in dettaglio su due aspetti specifici. Non mi dilungo su Social Innovation Monitor, il nostro team di ricerca che ha realizzato questo studio, vi accenno soltanto al fatto che oltre a questo report sugli incubatori acceleratori, abbiamo presentato a febbraio un report sui business angel e presenteremo a breve un report sulle startup a significativo impatto sociale. Per quanto riguarda il report sugli incubatori e acceleratori, oggi vi presentiamo una sintesi delle analisi. E anzi una sintesi della sintesi, perché è il report pubblico che potrete scaricare gratuitamente da questa sera conterrà di più di quello che vi presenteremo oggi. E poi tra qualche mese, crediamo veramente 1 o 2 massimo, sarà disponibile anche il report completo che conterrà ancora più analisi, più approfondite su tutti i dati che abbiamo raccolto. Ricordo anche, per chi non lo sapesse, che abbiamo fatto un report, crediamo, anzi, insomma, sappiamo il primo a livello europeo su cinque paesi europei più importanti, sempre sugli incubatori acceleratori, e anche questo, così come i report di dettaglio su Francia, Germania, Regno Unito e Spagna, sono disponibili sul nostro sito web. Il report di quest'anno riprende, come negli anni scorsi, una ripartizione in 3 parti delle analisi. Abbiamo svolto una prima parte di mappatura, quindi proprio distribuzione geografica, numeri e tipologie degli incubatori. Abbiamo poi, in una seconda parte, analizzato i servizi e le prestazioni degli incubatori acceleratori. E infine abbiamo concentrato l'attenzione sulle startup incubate, sulle loro prestazioni. E anche qui distribuzione, settori e tipologia. Come in tutti i report che noi facciamo, abbiamo dedicato una forte attenzione agli aspetti di innovazione sociale e sostenibilità che ci sono cari e consideriamo essere fondamentali. Partiamo quindi con la prima parte che, come vi accennavo, riguarda la mappatura degli incubatori e acceleratori. Le altre 2 parti saranno raccontate dai miei colleghi. Per quanto riguarda i numeri, possiamo innanzitutto vedere una ulteriore crescita della popolazione degli incubatori in Italia. Sono ormai 4 anni che vediamo un trend di crescita, un trend di crescita che considera ovviamente sia i nuovi ingressi, quindi i nuovi incubatori acceleratori, sia quelli che hanno smesso di operare.
L'anno scorso erano 197, quest'anno sono 212, una crescita contenuta, ma comunque interessante, e che ci porta più vicini ai numeri anche degli altri paesi europei che avevamo raccolto l'anno scorso, anche se dobbiamo ancora vedere i numeri nuovi degli altri paesi. Quella freccia che indica il 40% è la percentuale di incubatori che ci hanno risposto al questionario, quindi 85 hanno risposto ed è una percentuale molto interessante, molto significativa, statisticamente significativa, che ci permette di fare delle analisi affidabili sulla popolazione intera. Diffusione geografica degli incubatori è sostanzialmente invariata rispetto agli anni precedenti. Abbiamo, come sempre, in questi anni una presenza molto concentrata al nord, in particolare in Lombardia, ma anche coerentemente con la distribuzione della popolazione nel paese. E in particolare nord-nord-ovest e un numero limitato di incubatori e acceleratori nel sud e nelle isole. Vi ricordo, poi abbiamo tutta una parte metodologica nel report che potrete leggere, ma vi ricordo che usiamo i termini incubatore e acceleratore in modo intercambiabile, non perché non sappiamo che esistono differenze tra i vari incubatori e acceleratori, ma perché ognuno questa differenza se la racconta un po' come vuole e abbiamo preferito non prendere una posizione in merito. La letteratura è ancora, e anche la pratica è ancora molto variabile su questo tema. Se volete approfondire, ripeto, c'è una parte metodologica nel nostro report. Abbiamo anche ovviamente considerato incubatori certificati, che come vedete sono una parte importante del nostro campione. E abbiamo poi guardato alle distinzioni in termini di natura giuridica, quindi abbiamo incubatori pubblici, incubatori privati e combinazioni, quindi incubatori che hanno diciamo, nella loro compagine sociale sia attori pubblici sia attori privati. Vedete che la distribuzione è fortemente squilibrata verso gli incubatori privati, cioè oggi in Italia la maggior parte degli incubatori hanno questa forma giuridica che nel tempo è diventata sempre più prevalente, mentre in passato non era così. La maggior parte degli incubatori in passato era di tipo pubblico o pubblico privato. Nel nostro campione ci sono anche diversi incubatori universitari, più della metà, quasi la metà di quelli presenti in Italia, e alcuni incubatori che definiamo corporate perché strettamente legati a una o più imprese private. Abbiamo poi introdotto qualche anno fa questa distinzione tra incubatori business distinzione tra incubatori business che non supportano organizzazioni a significativo impatto sociale e incubatori che supportano più del 50% delle loro più delle del 50% delle start-up o dei team imprenditoriali che aiutano sono a significativo impatto sociale, e poi quelli che abbiamo chiamato mixed incubator che supportano un po' tutte e due le tipologie. Come vedete, la distribuzione è ancora, diciamo, vede ancora un numero ridotto di incubatori focalizzati sulle imprese a significativo impatto sociale. Abbiamo poi un'ulteriore distinzione che scusate. Abbiamo poi una slide sul fatturato degli incubatori italiani. Come vedete, il fatturato è intorno ai 2 milioni di euro nel nostro campione ed è un po' superiore rispetto alla media della popolazione, quindi
tendono a risponderci al nostro questionario incubatore un po' più grande. Abbiamo riportato anche il dato della mediana perché il dato della media, come sapete, spesso può nascondere grandi variazioni e questo è proprio il caso, nel senso che ci sono pochi grandissimi incubatori e molti incubatori piccoli in termini di fatturato, la mediana intorno al mezzo milione di euro quindi dà un po' una rappresentazione di questo, quindi molti incubatori hanno un fatturato inferiore al mezzo milione di euro. Mi avete visto un attimo indeciso perché ho visto che c'era una domanda e faccio prima a rispondere perché se no continuo a pensarci. Annalisa Andaloro chiedeva come mai la maggior parte degli incubatori si sono spostati su compagine societaria esclusivamente privata. E direi che la risposta non è tanto che si sono spostati, quanto che sono nati incubatori privati. Quindi in passato gli incubatori nascevano soprattutto per iniziativa di università, comuni e altri enti pubblici, oggi nascono molti incubatori per iniziative private, sia legate a imprese esistenti, sia legate ad altre iniziative autonome. Per impatto sociale abbiamo una definizione nel nostro report basata su un paper famoso scientifico, ma abbiamo una definizione abbastanza ampia che considera il ritorno per la società rispetto al ritorno diciamo per gli azionisti. Quindi un'impresa significativa di impatto sociale quando il ritorno per la società è molto superiore al ritorno per gli azionisti. Proseguendo, anno di costituzione degli incubatori, qua abbiamo evidenziato di nuovo questo aspetto che il fenomeno è abbastanza recente, vedete che c'è una crescita intorno agli anni 2011 e 2013 e 2016, anche in concomitanza con alcune leggi che ne hanno favorito la nascita, hanno favorito la nascita di incubatori e acceleratori. Forse oggi c'è un parziale rallentamento, ma anche perché abbiamo raggiunto un numero di incubatori e acceleratori importante, come dicevo, secondo noi, 212 dalla nostra ultima rilevazione. In termini di dipendenti, gli incubatori in media hanno meno di 6 dipendenti, anche qua c'è un'alta variabilità, come potete vedere nella slide, e in particolare ci sono alcuni incubatori molto grandi e molti che sono piccoli, che hanno pochissimi dipendenti o anche zero dipendenti, perché fanno leva sul lavoro dei fondatori o di altre persone in un'organizzazione più grande, e la mediana rispecchia un po' questo aspetto. Vedete che appunto molti indicatori hanno un numero di dipendenti pari a 3. Abbiamo poi visto qual è il numero di richieste di incubazione che ricevono gli incubatori. Questo è un dato interessante perché inizia a darci una stima di quello che poi vedremo nella parte successiva, e cioè il numero di richieste e la pressione, se volete, la domanda da parte delle startup, dei team imprenditoriali. La media è elevata, 130, e anche considerando la mediana, quindi insomma quello che è più frequente, ci si attesta su 30 richieste all'anno. E infine, numero di team imprenditoriali e organizzazioni supportate. Come potete vedere, in questo caso abbiamo più di 25 startup in media per incubatore, con una mediana pari a 12. E lascio ora la parola ai miei colleghi per la seconda e la terza parte di presentazione del report. Grazie mille Paolo. Allora, permettetemi di proiettare le slide. Ecco qua.
Ok, buonasera a tutti. Professor of Finance presso... Ti sentiamo, Fabrizio. Ah, ok, scusatemi, no, perché Zoom mi sta dicendo... Ok, presso... Allora, in questa seconda parte dei servizi... Fabrizio, non ti sentiamo più. Scusatemi, deve esserci stato un problema con Zoom, adesso dovreste sentirmi senza problemi. Esatto, vai. Ok, scusatemi. Allora, qui analizziamo la rilevanza dei servizi offerti dagli incubatori, cioè quali servizi gli incubatori ritengono più importanti offrire alle startup incubate. Come potete vedere, i servizi che ritenuti più importanti sono quelli dell'accompagnamento manageriale, del networking, dello sviluppo di relazioni e del supporto alla ricerca di finanziamenti. Ovviamente esistono differenze in base alla tipologia di incubatore considerato. Come è naturale, probabilmente, notiamo che gli incubatori di tipo social tendono a porre un maggiore accento sulla formazione e consulenza in business ethics e CSR o sulla valutazione dell'impatto sociale alle loro startup incubate, mentre ritengono, per esempio, meno importante l'offerta di spazi fisici, cosa che i business incubators tendono a, per esempio, ritenere più importante. Possiamo poi analizzare la rilevanza dei servizi offerti sulla base della natura giuridica, e qui possiamo vedere che gli incubatori di natura pubblica tendono a porre un maggiore accento sull'offerta di spazi fisici e un minore accento su, per esempio, l'offerta di servizi amministrativi, legali e giuridici, che invece stanno, diciamo, più a cuore agli incubatori privati. La stragrande maggioranza di organizzazioni incubate sono imprese for profit, sono tradizionali imprese for profit, l'80% nel campione. Tuttavia, vi è una significativa differenza fra business incubators e social incubators. Infatti, i social incubators incubano una significativa porzione di organizzazioni che non sono for profit, ma sono o organizzazioni non profit oppure le più moderne, cosiddette imprese ibride. Per quanto riguarda una misura di performance, se volete, molto sintetica degli incubatori, abbiamo analizzato l'ammontare di finanziamenti ricevuti dalle organizzazioni incubate. E qui possiamo vedere che la distribuzione sia molto polarizzata. Abbiamo un certo numero di incubatori, le cui incubate non hanno ricevuto finanziamenti, ma un altrettanto corposo numero di incubatori, le cui incubate hanno ricevuto finanziamenti molto rilevanti, anche superiori al milione di euro. Il totale di finanziamenti ricevuti dalle startup incubate ammonta, nel nostro campione, a ben 145 milioni di euro. Quindi questo, come potete vedere, comporta un finanziamento medio di circa 2 milioni, ma un finanziamento mediano molto più basso perché appunto vi è questa grande polarizzazione nella distribuzione dei finanziamenti ricevuti. Abbiamo poi analizzato, per cercare di capire meglio il business model degli incubatori e degli acceleratori italiani, la loro tendenza ad acquistare quote societarie nelle organizzazioni incubate. Ciò può avvenire attraverso due canali diversi, attraverso il capitale di rischio o, scusatemi, attraverso investimenti diretti nel capitale di rischio, una sorta di cash for equity, oppure in cambio di prestazioni e servizi, il noto work for equity. Scusatemi, stavo guardando le domande. Ovviamente queste soluzioni non sono esclusive, ma possono anche essere complementari, cioè un incubatore può fare entrambe. Tuttavia troviamo che circa un terzo degli incubatori del nostro campione acquisisce quote societarie nelle organizzazioni incubate, mentre due terzi del nostro campione degli incubatori del nostro campione non lo fa. Abbiamo quindi analizzato
come l'offerta di servizi da parte di queste due categorie di incubatori differisca. Abbiamo trovato che incubatori che non sono soliti acquisire quote societarie nelle organizzazioni incubate tendono a porre un maggior accento sull'offerta di spazi fisici e sulla formazione imprenditoriale e manageriale. Mentre, come probabilmente lecito aspettarsi, incubatori che acquisiscono quote societarie pongono una maggiore enfasi al supporto e alla ricerca di finanziamenti, nonché al supporto nella gestione della proprietà intellettuale, quindi degli asset delle startup incubate, o nell'offrire servizi amministrativi, legali e giuridici. Per quanto riguarda la distribuzione dei costi degli incubatori, troviamo che la voce di costo maggiormente rilevante sia quella relativa all'offerta di servizi di accompagnamento imprenditoriale e tecnica, quindi se volete il core business dell'incubatore, ma anche rilevanti rimangono per circa un terzo i costi relativi alla gestione della struttura e i costi generali dell'attività, mentre minore è la quota di costi destinata alla formazione e al tutoring delle incubate. Per quanto riguarda i ricavi degli incubatori, invece abbiamo una distribuzione più piatta, se volete. Un quarto dei ricavi degli incubatori proviene da servizi erogati ai team imprenditoriali e alle organizzazioni supportate. Anche qui possiamo parlare di ricavi da core business degli incubatori, mentre meno del 20% proviene da affitti. Tuttavia rimane particolarmente rilevante ancora per circa un quarto dei ricavi il supporto pubblico attraverso sussidi, bandi nazionali e internazionali. Infine vorrei concludere questa parte andando a studiare quali siano i settori più rappresentati in cui sono attivi le organizzazioni incubate a significativo impatto sociale. E qui troviamo che il settore più rappresentato da questo tipo di organizzazioni incubate è quello della protezione dell'ambiente e degli animali. E questo probabilmente non stupisce, in quanto include anche il settore agri-food, che sappiamo tutti essere particolarmente importante nel panorama italiano. A seguire abbiamo poi il settore dell'healthcare, della salute e del benessere, mentre i settori meno rappresentati sono quelli di pace e giustizia e di finanza sostenibile e protezione dei consumatori. E con questo io mi fermo, perché non voglio rubare prezioso tempo alla tavola rotonda, e lascio la parola a Giuliano. Grazie mille Fabrizio. Allora, condivido lo schermo. Ok. Grazie mille. Allora, niente, speravate fossero finite le analisi, invece ancora un'ultima sezione. Grazie comunque Fabrizio, Paolo e il rettore per l'introduzione. In questa sezione vi andrò a parlare delle analisi sulle startup incubate. Come abbiamo ricavato questi dati? Allora, siamo partiti, come ha detto Paolo, dalla nostra popolazione degli incubatori italiani, a cui abbiamo inviato la survey, ben 85 ci hanno risposto. E abbiamo chiesto a tutti quanti anche di inviarci l'elenco dei team imprenditoriali e delle organizzazioni supportate. 31 di questi 85, ben quindi il 37%, ci ha risposto. Purtroppo qualcuno ha fatto un po' finta di non leggere questa domanda, no? A parte gli scherzi, ringraziamo comunque tutti quanti quelli che ci hanno risposto, ma speriamo sempre di più che nel futuro questi dati siano open access e che quindi non siamo neanche noi a dover chiedere questi dati alle organizzazioni per fare queste analisi, che sia sempre più trasparente. Cosa abbiamo fatto poi? Abbiamo raggruppato questi elenchi in team imprenditoriali e organizzazioni. Abbiamo fatto una divisione poi tra team imprenditoriali e organizzazioni, perché i team imprenditoriali sono semplicemente individui o appunto team che non sono ancora costituiti, quindi di solito sono magari persone che lavorano in azienda, che hanno un lavoro full time, ma che stanno provando a lanciare una loro idea imprenditoriale, stanno facendo un percorso di incubazione. E invece organizzazioni per cui sono possibili ricavare dati geografici, finanziari, economici, grazie all'utilizzo su questo del database AIDA. Abbiamo quindi stimato che in Italia ci sono state circa 2.366 team imprenditoriali supportati e circa 3.064 startup supportate.
Queste startup, abbiamo stimato, più avanti vi faccio vedere il dettaglio, hanno dato lavoro a circa 6.128 dipendenti e hanno generato un fatturato di circa 499 milioni di euro. Andando a guardare la distribuzione geografica delle startup incubate, non ci sorprende vedere la catena italiana molto simile a quella degli incubatori. Di fatto anche qui la maggior parte sono in Italia settentrionale e la regione con la percentuale più alta è la Lombardia. Guardando invece l'anno di costituzione delle startup incubate, vedete come c'è una crescita dal 2014 al 2018, mentre sembra esserci una leggera decrescita, ma questo perché magari le startup appena costituite ancora non hanno fatto domande di incubazione o accelerazione. Guardando il settore ateco, come gli anni passati, non ci stupisce assolutamente vedere che il primo settore ateco per le startup incubate riguarda i servizi di informazione e comunicazione. Rispetto all'anno scorso però abbiamo visto un incremento soprattutto per quanto riguarda il servizio inerente al noleggio, agenzie di viaggi e supporto alle aziende, che per quest'anno è circa il 6%. Guardando invece le analisi sul numero dei dipendenti delle startup incubate, questo dato è quello che abbiamo utilizzato, la media nel dettaglio, per valutare la stima del numero di dipendenti totali in Italia. Vedete come ovviamente le startup sono di piccole dimensioni, infatti la mediana è di solo un dipendente, quindi circa il 50% ha zero o un dipendente, e molte hanno zero dipendenti, questo perché di solito sono i soci fondatori a lavorare per la startup. Similmente abbiamo fatto un'analisi sul fatturato delle startup, e qui appunto abbiamo utilizzato la media per fare la stima che abbiamo detto precedentemente, uguale a 499 milioni di euro per tutte le startup incubate in Italia. E anche in questo caso, come aveva già prima accennato Paolo per quanto riguarda gli incubatori, vedete media e mediana molto differenti. Questo cosa significa? Che ci sono pochi attori che sono di, diciamo, di grandi dimensioni, che hanno un fatturato maggiore di 500.000 euro, come potete vedere da questa slide, e invece molti che hanno un fatturato più piccolo. E nel dettaglio, andando a valutare il fatturato sopra i 500.000 euro, vedete come la stragrande maggioranza, praticamente tutti, non superano l'1,5 milioni di fatturato. Però ci sono due startup che hanno un fatturato maggiore di 3 milioni di euro. Speriamo ovviamente che queste due startup possano diventare in futuro magari i prossimi unicorni italiani. Lo speriamo un po' per tutte le startup in Italia, però diciamo che queste due hanno una probabilità un po' maggiore. E in ultimo abbiamo come sempre fatto un confronto tra le startup incubate a significativo impatto sociale e le startup incubate non a significativo impatto sociale, e l'abbiamo fatto guardando il fatturato e il numero di dipendenti sia per la media sia per la mediana. E nel report pubblico trovate una slide ad hoc dove spieghiamo un po' come abbiamo fatto questi confronti, come abbiamo definito, come diceva già prima Paolo, le startup a significativo impatto sociale. Abbiamo utilizzato per questo anche un po' la definizione, no, di Business Incubator, dove vi ricordate che loro dicono di non supportare nessuna startup a significativo impatto sociale. Ad ogni modo, quello che abbiamo voluto mostrare in questa slide è che non c'è nessuna differenza statisticamente significativa sia per fatturato, sia per numero di dipendenti, sia per quanto riguarda la media, sia per quanto riguarda la mediana. Questo è tutto per me, lascio la parola a Paolo per la tavola rotonda. Grazie mille Giuliano, ottimo, anzi io veramente vi chiedo a tutti, anche se non si può farlo, di ringraziare Giuliano che ha guidato insieme a me questa ricerca con grande impegno in tutti questi anni. E adesso siamo un po' lunghi, ma chiedo ai nostri ospiti di presentarsi, di salire diciamo virtualmente sul palco. Vedo già Emanuela, Francesca, vedo Giorgio, fantastico. Allora vi chiederei di rimanere nei tempi che ci eravamo detti, in modo tale da concludere ragionevolmente nei tempi il nostro incontro. Allora, innanzitutto grazie mille per essere qui con noi. Partiamo in ordine alfabetico, ma insomma non solo, con Emanuela Barbano, co-founder di Biova. Raccontaci innanzitutto, un po' rapidamente, ma insomma, gli elementi centrali della vostra startup e la vostra esperienza con incubatori e acceleratori.
Certo. Beh, innanzitutto grazie mille Paolo per avermi invitato qui a raccontare di Biova e insomma del nostro rapporto con gli incubatori. Allora, Biova è una startup innovativa che si occupa di food innovation. Nella fattispecie noi ci occupiamo di recuperare degli scarti alimentari, degli invenduti e trasformarli in nuovo valore. Al momento abbiamo un prodotto in vendita nelle principali grandi distribuzioni online e in Horeca, che è una birra fatta con pane recuperato. Biova è stata fondata nel 2019 e i founder siamo due founder, entrambi diciamo non più giovanissimi, nel senso che siamo già nei 40, quindi siamo delle persone che hanno sia un passato da dipendenti in grandi organizzazioni internazionali, sia un'attività imprenditoriale. E quando abbiamo diciamo individuato il progetto che poi è diventato Biova, cioè quello di andare a recuperare un invenduto e trasformarlo in qualcos'altro, abbiamo iniziato a fare un esperimento. L'abbiamo fatto fondamentalmente senza avere la società. A un certo punto ci siamo ritrovati con un prodotto che era già diventato interessante per la grande distribuzione e ci siamo diciamo, chiesti che cosa a livello imprenditoriale potevamo fare. E lì ci siamo ovviamente affacciati al mondo degli incubatori. Noi abbiamo abbastanza un buon curriculum per essere nati nel 2019 come rapporto con gli incubatori, nel senso che, innanzitutto siamo attualmente incubati in I3P, con cui abbiamo fatto il nostro primissimo percorso di preaccelerazione. Ed è proprio con loro che abbiamo in qualche modo affrontato per la prima volta il discorso di cosa vuol dire fare una startup. E cosa vuol dire mettersi appunto sul mercato con insomma, una nuova idea imprenditoriale? Poi abbiamo affrontato altri percorsi, sia impatto sociale che insomma di diversi tipi. Quindi diciamo che abbiamo nel nostro background diversi stili di incubazione, e ognuno di questi percorsi ovviamente ci ha permesso di solidificare e di veramente andare avanti e fare un salto avanti. Ovviamente inserirsi come startup in un percorso di accelerazione è un momento molto impegnativo per una startup, non solo in termini di tempo, ma anche in termini proprio di messa in discussione del proprio progetto, perché si ha tanti grandissimi, rilevanti esperti che perdonatemi il termine, vivisezionano il tuo business tutti i giorni. E ovviamente ti permettono di valutarne in maniera oggettiva pro, contro, punti di forza, punti di debolezza. Ma bisogna essere molto, come dire, pronti, sia forti, non nel difendere, ma insomma nell'accettare co costruttivamente ogni tipo di feedback che viene dato, sia insomma, a prendere tutto quello che un incubatore può darti. E adesso Paolo, non so più bene i No, tempi, quindi io potrei andare avanti a parlare per ore, quindi hai raccontato la tua esperienza, sei stata bravissima. Passiamo a Francesco Cerruti. Francesco guida questo nuovo soggetto che però si sta affermando rapidamente come un soggetto importante nel panorama italiano che si chiama VC Hub e ci porta un po' la voce degli investitori. E quindi gli chiediamo com'è questo deal flow che vi arriva dagli incubatori acceleratori. ciao Paolo, ciao a tutti, intanto grazie per l'invito. Prima di rispondere alla tua domanda, fammi, dato che io posso, tutti gli altri 192 non possono, facciamo i complimenti a te e ai ragazzi di Sima, Giuliano in primis, perché credo che questo lavoro sia stato davvero molto ben fatto tecnicamente e soprattutto è molto utile. È molto utile perché soprattutto in un mercato così in movimento come quello delle imprese innovative, soprattutto in un anno così balordo come è stato il 2020, soprattutto in un paese nel quale evidentemente siamo indietro rispetto agli altri, però per guardare il bicchiere mezzo pieno non possiamo che crescere, è fondamentale questo tipo di esercizio perché ci permette di avere sempre sott'occhio quali siano
i movimenti piccoli e grandi che ci sono nel settore. Quindi complimenti, e complimenti anche per i prossimi che farete, quello sull'impact investing di cui abbiamo parlato in privato, è molto interessante. E sai, era un segreto, non dovevi dirlo, ma fa niente. L'hai detto tu prima, l'avevi detto tu prima. No, io ho detto le imprese e il patto, ma non importa. Ho fatto un piccolo spoiler. Detto questo, no, rispondendo alla tua domanda, gli incubatori hanno un ruolo fondamentale, perché è evidente che questo è un people business, a differenza di quanto spesso si dice, tutto legato ai numeri, alle metriche, ed è evidente che quanto più pronta un team, quanto più pronto un gruppo di persone arriva poi a interfacciarsi con gli investitori che possono permettere all'azienda, alla realtà, di scalare e di passare a livello successivo, tanto più possibilità ci sono che effettivamente l'incontro poi con gli investitori vada bene. In questo senso abbiamo riscontrato un evidente impatto degli incubatori nella preparazione assoluta delle persone poi che si presentano, da chi fa venture capital, da chi fa private equity o comunque da chi di professione deve dare dei soldi, ma ancor più che deve dare dei soldi, deve ingaggiarsi. C'è una vecchia battuta che non so neanche se sia una battuta o se sia vero, che un investimento di VC dura più dei matrimoni in media, nel senso che di solito il VC sta 10 anni nell'impresa, no? È evidente che prima di mettere i tuoi soldi per un periodo molto lungo e legarti così a doppio filo con una idea, perché nella maggior parte delle situazioni si tratta di poco più che un'idea, è fondamentale la preparazione e l'attitudine delle persone con cui ti trovi a parlare dell'idea stessa. E in questo caso io credo che gli incubatori giocano un ruolo fondamentale, e ci siamo resi conto che appunto c'è un netto impatto positivo che possono avere. Lo diceva prima il rettore, quest'anno tutto è stato più complicato, ma proprio perché tutto è stato più complicato è fondamentale ancora di più che chi ha un'idea innovativa interessante possa essere accompagnato verso i passi successivi delle realtà come gli incubatori, che peraltro mi fa piacere notare, come diceva prima Giuliano, anche in quest'anno difficile sono aumentati in numero assoluto, e questo è già di per sé un termometro molto positivo di quanto essi funzionano, perché sennò nel 2020 non aumentavano di certo. Grazie mille Francesco, e ultimo ma non ultimo di questo primo giro, Giorgio Ciroan, direttore di Novap, che è il nostro partner importante di questa ricerca, che ci ha supportato anche nella raccolta dei dati, e che ringrazio di nuovo per essere qui e appunto per il supporto. E a Giorgio chiedo invece una cosa più generale, l'ho introdotto in modo un po' più ampio, ma la mia richiesta è appunto un po' più ampia, quindi di darci un po' la sua visione al di là dei dati che confermano questo quadro positivo, quindi una sua percezione dal tuo osservatorio importante. Novap è ormai una realtà che racchiude tantissimi incubatori e tantissime startup. Qual è la tua percezione sull'evoluzione di questo mondo degli incubatori acceleratori? Grazie mille Paolo, ero preoccupato che non mi facessi la domanda e non sapevo a cosa risponderti. Oh. E no, grazie mille davvero a voi per questo fantastico lavoro che fate tutti gli anni, ormai da diversi anni, che ogni anno si arricchisce di dati, di spunti, di informazioni, e per questo bel evento che avete costruito e per i tanti partecipanti. E davvero grazie a te, grazie a Giuliano, a tutto il team di ricerca. Detto questo, sì, hai detto giustamente, il Novap sicuramente è l'associazione che rappresenta meglio la categoria degli incubatori acceleratori italiani come incubatori e parchi scientifici tecnologici, perché come sapete il Novap è nato dalla fusione tra Italia Startup e Upsti, che era l'associazione dei parchi scientifici e tecnologici, che sono un altro soggetto fondamentale nella rete di sviluppo delle imprese. Siamo ormai quasi 80 membri, quindi una rappresentanza importante anche rispetto ai numeri che abbiamo visto prima del campione generale.
E l'evoluzione è sicuramente positiva, l'hanno dimostrato i numeri e lo vediamo nella pratica di tutti i giorni. Sicuramente il ruolo degli incubatori è fondamentale per l'ecosistema, per un motivo sostanziale che è quello della territorialità dell'incubatore, cioè gli incubatori arrivano in tantissimi territori dove noi facciamo fatica ad arrivare, anche in territori magari più difficili e dove l'innovazione fa più fatica, ma il loro ruolo su questi territori è davvero essenziale per sviluppare le nuove idee imprenditoriali, i nuovi team e le nuove iniziative e aiutano proprio a far emergere l'innovazione dal basso. E quando io dico che rappresentiamo tutti gli incubatori dalla Sicilia fino al Trentino Alto Adige in tutta Italia, e questo lavoro territoriale è assolutamente fondamentale per scoprire quelle perle che ci sono in Italia e che spesso fanno di difficoltà a emergere, magari anche arrivare fino ai VC e a quello che ci ha raccontato prima Francesco, perché proprio grazie a questa attività sul territorio si riescono a scoprire questi champions. E un'altra invece traiettoria che vediamo è chiaramente la specializzazione degli incubatori. Ormai molti si stanno specializzando in alcuni settori core e sono quelli che riescono a essere più efficaci nello sviluppo delle business idea e dei team di startup, perché chiaramente le competenze anche verticali sono molto importanti. Per finire, è sicuramente positivo in tutto quest'ambito l'ingresso nel mercato di Eneatech e di CDP Venture Capital, che come sapete hanno ingenti capitali, in particolar modo CDP Venture con il suo fondo acceleratori incubatori va a creare nuovi incubatori, nuovi acceleratori, quindi aiuta lo sviluppo di questo nuove iniziative e anche Eneatech con i finanziamenti in quella fase di trasferimento tecnologico fondamentale all'inizio della vita di impresa aiuta le startup che molto spesso sono in quella fase, sono incubate o supportate da incubatori. Grazie mille. Nel report completo che uscirà a breve abbiamo anche un'analisi per settore. E quindi siamo convinti anche noi che sia un tema assolutamente importante. Allora, ritorno per il secondo giro chiedendovi di nuovo di essere brevi perché abbiamo un po' sforato. Emanuela, che hai avuto diverse esperienze, che cosa potresti suggerire agli incubatori e acceleratori per aiutare sempre meglio le startup innovative come la vostra? Allora, diciamo che la cosa un po' più difficile per una startup quando approccia un incubatore è ovviamente un momento di conoscenza reciproca, per cui l'incubatore applica il suo modello alla startup che ovviamente ha selezionato, quindi ha scelto una startup che in qualche modo risponde alla tipologia di ricerca che sta facendo, e la startup deve in qualche modo conoscere l'incubatore, quindi capire e comprendere quali sono veramente i punti di forza e le opportunità che l'incubatore gli può dare. Perché diciamo la cosa più difficile spesso è quando il modello dell'incubatore è molto rigido e non si riesce ad adattare alle vere e reali necessità della startup, che magari appunto vengono imposti magari dei programmi, dei moduli obbligati su tutti i temi base, perché poi fondamentalmente tutti gli incubatori fanno dei moduli sull'ABC della gestione dell'impresa. E normalmente ogni startup ha già dei moduli che conosce molto bene, altri su cui invece ha veramente necessità di approfondire. Quindi il mio suggerimento è: cercate il più possibile di dare la possibilità veramente di approfondire quelli che sono i temi rilevanti per la startup e lasciare andare quelli che non sono così significativi. Quindi io direi flessibilità, perché comunque obbligare a consumare del tempo in moduli che non sono rilevanti è una difficoltà per una startup che ha già appunto poca gente che sta facendo mille cose. Esatto, quindi questo è un po' il mio suggerimento. Sembra un ottimo suggerimento, ottimo. Grazie. Sono sicuro che molti incubatori avranno apprezzato, anche se ovviamente
la flessibilità ha un costo, quindi io credo che questo sia uno dei problemi. Bene, allora torno da Francesco Cerruti. Che cosa ne pensate, sempre dalla tua prospettiva di rappresentante, di venture capitalist, eccetera, del fatto che molti incubatori ormai, sempre di più, e facciamo un'analisi su questo nel report, stanno diventando investitori. Ormai molti incubatori prendono equity e investono anche proprie risorse. Ma ne pensiamo bene, la short answer è questa. Ne pensiamo bene per quello che diceva prima Giorgio, lo ha detto benissimo, quindi glielo rubo, per la forte territorialità degli incubatori, che sono di fatto, diciamoci la verità, più coraggiosi, sono più coraggiosi e riescono ad arrivare in dei territori e a delle imprese innovative in nuce che magari non riescono, soprattutto per come funziona il mercato del venture capital in Italia, ad entrare invece nel radar degli investitori regolamentati. Quindi, come dicevamo prima, sono estremamente benvenute tutte queste realtà che si pongono in una fase un pochino più bassa della crescita di un'idea imprenditoriale innovativa, proprio perché da una parte riescono a scovare quelle pepite che sennò magari resterebbero un pochino nascoste, anzi decisamente nascoste, e poi perché, come dicevamo prima, come diceva bene anche Emanuela, riescono ad accompagnarle nella fase poi successiva. Peraltro mi faceva, sempre restando su questo punto, piacere notare come dai dati che dicevano prima Giuliano e Fabrizio emerge come quelli più importanti percepiti sono proprio quelli che accompagnano allo step successivo, quindi un accompagnamento manageriale, il supporto nella ricerca di funding, il supporto nelle relazioni, nel networking, che poi ti permette di arrivare a conoscere qualcuno che magari poi i fondi te li concede. Quindi il rapporto tra investitori regolamentati e incubatori che hanno anche le risorse e la volontà di investire è sicuramente positivo nell'ottica di una crescita complessiva dell'ecosistema innovativo, perché io credo che sia sempre importante riconoscere quanto in Italia siamo indietro rispetto agli altri paesi, sia in termini di volumi investiti che di possibilità di scalare delle realtà innovative. È evidente che se si cresce bisogna crescere tutti e che è fondamentale che tutti i pezzi della macchina vadano assieme sempre più veloci, no? E in questo senso il lavoro che sta facendo, lo diceva prima anche qui Giorgio, CDP Venture, cercando di rafforzare un pochino tutta la filiera, credo che vada nella direzione giusta, perché poi sono tutti a beneficiare di un rafforzamento di ognuno degli attori in campo. Grazie mille Francesco, sono molto d'accordo con la tua risposta, deve crescere un po' tutto il sistema e insomma i VC avrebbero beneficio da riuscire ad avere dei tagli più grandi e ad andare a fare dei round più significativi. Oggi c'è un po' di sovrapposizione, ma perché mancano dei pezzi e quindi qualcuno mette una pezza dove mancano gli altri e viceversa, ecco. Bene, fantastico. E allora torno da Giorgio per chiudere. Perdonami Giorgio, solo un secondo, dico una cosa a tutti. Un po' di persone ci hanno fatto delle domande nella chat, ad alcuni abbiamo risposto. E una domanda ovviamente è stata anche sulla legge, sulla costituzione di startup online. Io ho risposto che la legge, servirebbe una legge per poterle fare queste costituzioni online e poterle fare rapidamente a un costo basso. La legge che avevamo non era perfetta. Ma in generale la domanda per te è appunto legata al futuro, no? Quindi per chiudere, perché dopo il tuo intervento chiudiamo, che cosa resta da fare da un punto di vista legale, di politiche, di regole? Qualcosa è stato fatto, lo accennavi già, ma resta ancora un po' di strada da fare. Sì, beh, si apre un mondo, questa è una domandona complicata. E, sul tema della Costituzione online, peraltro ci sono molti articoli che sono usciti in questi giorni, vedo anche che c'è collegato l'amico Giovanni Iozia di Economy Hub, che ha scritto tanto su questi temi, e vi consiglio di andare a leggere. Anche Innovap, col suo presidente Angelo Coletta, ha preso già diverse posizioni, quindi potete trovare lì un po' un sunto della situazione. Sicuramente il decreto ministeriale del 2016 aveva dei problemi e ora bisogna fare meglio.
Detto questo, però, concentriamoci sugli incubatori e sulla disciplina degli incubatori. Purtroppo gli incubatori certificati oggi in Italia sono ancora pochi. Come qualcuno saprà, c'è la possibilità di essere considerato incubatore certificato per la disciplina normativa introdotta qualche anno fa. Il problema è che i requisiti per essere incubatori certificati, a partire dai 500 metri quadri minimi di superficie necessaria per il riconoscimento, sono dei requisiti molto complicati, soprattutto quest'anno con la pandemia. Quei 500 metri quadri si è visto evidentemente come fossero un problema. Quindi sicuramente deve esserci un maggior bilanciamento nel caso degli incubatori tra i benefici concreti della normativa e i requisiti, perché ci sono tanti requisiti, ma poi, a differenza di startup e PM innovative, ci sono pochi vantaggi in tal senso. Forse a qualcuno è sfuggito, però penso che possa essere di beneficio a tutti. C'è stata una risposta del Ministero dello Sviluppo Economico all'interpello di una Camera di Commercio di Catanzaro, mi sembra, che ha chiesto se la normativa sulle startup innovative fosse compatibile o meno con quella degli incubatori certificati. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha detto di no, quindi un incubatore certificato può essere anche una startup innovativa, avendo così tutti quei vantaggi che hanno le startup innovative. In realtà gli incubatori sono un po' più grandicelli, sono un po' più strutturati, quindi bisognerebbe estendere questa risposta del Ministero anche alle PM innovative, e in quel caso avremmo ottenuto automaticamente tutta una serie di benefici. Molto interessante, un trucco però interessante. In Italia, mi viene da dire, purtroppo. Ma no, non è come si fa il lavoro nella rappresentanza. E quindi, no, però è molto importante. Ecco, il concetto è: gli incubatori hanno troppe rigidità normative e pochissimi benefici. Bisogna aumentare i benefici, poi si può fare in mille modi, vi ho raccontato un esempio, però in generale è importante che siano supportati di più gli incubatori da questo punto di vista. Un altro tema, ad esempio, è il bando Smart Money, che permette alle startup di avere dei voucher da 10.000 euro da spendere negli incubatori. È stato introdotto col decreto rilancio e purtroppo non è ancora stato aperto lo sportello, nonostante sia stato fatto il decreto attuativo, eccetera eccetera. Queste sono cose che non devono succedere, cioè il decreto rilancio è quasi di un anno fa e quindi bisogna spingere tutti insieme come ecosistema affinché queste cose migliorino e si possa andare nella direzione giusta. Grazie mille Giorgio, io direi di riprendere soprattutto queste ultime cose che stai dicendo tra un paio di mesi, quando presenteremo il report completo, e provare veramente magari a unire le forze delle persone, delle organizzazioni che hanno voglia di contribuire a migliorare questo sistema. Vi ringrazio veramente di nuovo tutti, io rimarrei ancora per ore ad ascoltarvi, a parlare con voi, ma ci siamo dati questo impegno, abbiamo preso questo impegno con tutti di provare a mantenere l'evento in un tempo ragionevole, e soprattutto essendo online che è un po' più faticoso. Quindi di nuovo vi ringrazio e procedo alle conclusioni, conclusioni molto rapide in realtà, perché io voglio soprattutto ringraziare tutti quelli che hanno contribuito a questo lavoro. Oltre a Fabrizio e Giuliano, che ho già ringraziato, abbiamo un fantastico advisory board di cui Giorgio Ciron, che ha appena parlato, fa parte, ma che vede anche tanti altri esperti di questo sistema, e in particolare i rappresentanti di quasi tutti i più grandi e importanti incubatori italiani, e in più il nostro team che vedete sotto, ragazze e ragazzi che lavorano con me, Fabrizio e Giuliano, che hanno poi fatto tantissima parte di questo lavoro. E per finire non mi resta che ricordarvi un paio di cose. Innanzitutto che non abbiamo risposto a tutte le domande, alcune sì, ma scriveteci e cercheremo di rispondere a tutti. Scriveteci se vi può interessare darci una mano, collaborare con noi a questo report o agli altri che facciamo. Vi manderemo un form di valutazione per valutare
questo webinar, sperando vi sia piaciuto. E poi vi diamo appuntamento, come già detto un paio di volte, tra un paio di mesi presenteremo un report completo sugli incubatori e acceleratori, e a breve uscirà anche il nostro report sulle startup a significativo impatto sociale. Inoltre, come molti di voi sanno, con SIM, con il nostro team di ricerca, Politecnico di Torino e tanti altri partner importanti, abbiamo portato a Torino un centro di competenza per l'innovazione sociale, e quindi tra qualche mese avremo novità anche su questo. Non mi resta che ringraziare tutte e tutti per la partecipazione, ringraziare anche Argia e Leonora che ci seguono dalla cabina di regia e gestiscono tutta la nostra parte di comunicazione e partnership, e arrivederci al prossimo appuntamento. Grazie mille per essere stati con noi per questo webinar. Grazie, Alessandro.